E noi continuiamo con un'altra grande donna, la nostra Lucianina Littizzetto. Eccola! Ti ho portato dopo Greg Che sorpresa! Hai visto che roba? Aspetta, vai. Ma sei vestita come un tucatunca. Hai visto? Ma sì, un tucatunca. Ma sì, no, guarda, grandi donne. Certo che non ho la faccia di Jane Fonda, 82 anni. Io, guarda, sembro passata sotto un trattore in confronto. Visto, lei è... Incredibile. Senti, ti ho portato lui, vivo e vegeto, no, non l'hanno ancora scotennato. Non l'avevo previsto. Pare che si esibiranno nell'affogamento della astrologo nella quale dobbiamo stare distanti, ma più distanti di così non lo so. Se no arriva il sindaco e ci dice no. Allora volevo chiederti, sì, no? Va bene che non sei Nostradamus, sì. Però Foxy qualcosina avresti dovuto snasarla, qualcosetta, aspetta. Piccola, no, una minuzia, a parte qualcosa, e no, perché abbiamo avuto un 2020, Paolo, che sembra la Guernica di Picasso, manca la pioggia di merli morti e la slavina di testicoli, e poi tutto è successo. Lei, amore, sta dicendo, sì, perché non traduco, che hai minimizzato nel tuo almanacco dello scorso anno, che prevedeva il 2020, hai minimizzato l'ipotesi che potesse accadere, diciamo, qualcosa di peggio della Littizzetto. Esatto, bravo, sì. No, non hai avvertito che tutti e 12 segni entravano nella costellazione della sfiga, perché non se ne è salvato uno, cioè non è che dici, no, però devo anche dire che non ho mai detto che il 2020 era un anno bello. No, questo è vero, questo è vero, questo è un fake, questo, che gira, questo è vero. No, ah sì, questo diciamo, questo diciamo hanno montato male un video che è un imbecille bonario, tra l'altro sempre lo stesso, perché sono 10 anni, non so, io non no seguo. Se tu guardi, no, ci sono sempre questi membri. Dovete stare distanti, so che c'è un'attrazione fra pianeti. Allora, diciamo una cosa: catastrofi, alluvioni, pestilenza. Paolo, scusa, hai pazienza. Disagi. Fai così, Paolo. Bravo. Ah, sì. Così. Ecco. Ecco, per questo genere di cose bisogna rivolgersi. Sì, ma così sembra l'Ula Hoop, come si chiama il... Adesso no, tu balla il coso. Sì, sì. Allora, per tutti i massacri rivolgetevi in qualche modo alla divinità, nel senso, certo, io non sono Dio. No, ecco, questo onestamente, ecco, esatto, sì, adesso se che ti offendessi, per, per i grandi non si era mai ci sono stati anche dei terremoti, sì. Però no, fammi spiegare, sì. Spiega, in un oroscopo, cioè quando tu hai un oroscopo sociale, mondiale, molto pesante, ricordate, ci sono stati anche terremoti, ci sono stati, sì, anche però, gravi problemi, pandemia, ecco, è tanta roba. però ci sono sempre dei segni che vanno avanti, quindi per esempio quest'anno tra gli uomini più ricchi, quelli che hanno raddoppiato il proprio patrimonio, ci sono i famosi segni di terra, che erano quelli che andavano forte l'anno scorso, quindi a livello sociale può succedere qualsiasi cosa, ma l'oroscopo è un qualcosa. Però Paolo, di... io sai, noi siamo il paese, cioè, ma l'oroscopo, noi Paolo, noi siamo il paese del chi ha avuto avuto che ha da. No, mettiamoci una pietra su, parliamo dell'anno prossimo. Però aspetta, se Foxy, ci devi dire qualcosa, diccela adesso. Io devo dire una cosa, Foxy, perché poi noi ci sentiamo spesso al telefono. Ah, sì? Ascoltami. Però, cioè, voglio dire, lo scorpione, no, abbastanza bene, sono volata, mi sono sbriciolata, è venuta la pandemia, ora dire che ci avevo Saturno dietro, una velatura di sfiga su Venere, del Plutonio su Plutone, potevi scrivermelo in un messaggio? Perché quando ci sentiamo al telefono non mi dai la tua data e ora di nascere, avrei l'ascendente, tutta questa, a te ti rovina l'ascendente, io te l'ho sempre detto, non hai ascendente, cancro, te l'ho detto, me l'ha detto la mia amica Nicoletta, sono scorpione. Nicoletta è un'astrologa, bene. Ah, cosa? Bene. Ti piange addosso. Questo è il momento dell'illuminismo, la è il trionfo. Ecco, La martira. Allora, è ascolta, martira. Se ci devi dire qualcosa per il 2021. No, ti devo dire una cosa interessante, secondo me, no? Perché... Sì. L'anno prossimo avremo Giove e Saturno in acquario, e l'acquario basta, rappresenta non dire, non il futuro aggiungere in acquario, questo no è questo, brava,
E questa bellissima intervista che avete fatto doppia, sì. Thunberg Fonda, sì. Tu l'avevi prevista, apre il discorso del 2021, perché sarà un anno, siccome l'acquario è il segno dell'ecologia, è il segno delle risorse che in qualche modo vanno sfruttate, sì, in maniera diversa, sì, sarà l'anno in cui dovremo in qualche modo cambiare vita. E questa qui pure, sì, si renderà conto tra qualche anno che questa cosa del Covid, drammaticissima, ci sta cambiando la vita. Ah sì? No, guarda, non c'è bisogno che ce lo dica tu. Tra qualche anno, io per esempio ho sentito tanta gente che andare a vivere fuori, scusa, in campagna, che adesso... È più bassa di 1,5 metri. Non dico... Ma cosa dico, dici? Sarà 2 metri. 1,5 metri, che 2 metri? È 1,5 metri. È 1,5 metri e hai i tacchi, non dico altro. Perché gli hai dato questa cosa? Per vedere se si ritira? No, l'ha fatto da solo, è un suicidio, vedi che sta facendo. Senti, vuoi fare l'oroscopo a Fabio? No, Sagittario, no, ascendente ciabatta? No. No, e poi è facilissimo fare l'oroscopo del 2021. Cioè? Toro, stai a casa. Ariete, stai a casa. No, speriamo di no. Cioè, tra un anno. Senti, ma rimani con noi al tavolo dopo? Come no? Mi allora ti tanto. Allora dopo, dai, così dopo alleggeriamo. Devi dire ancora qualcosa? Dai, facciamo come alla scuola, dai. Dammi la bacchettata sulla mano. Ah, ecco. Bacchettata sulla mano o da qualche altra parte? No, no, tu sempre, sempre in quelle zone. Grazie, finisci. Paolo, a dopo. Ciao. Allora. Grazie, Paolo. Che rimango a fare, ti dico che bene. Una volta, allora, guarda, questa canzone mi mette un po' di allegria dopo tutta questa serata difficile e complicata. No, beh, interessante, abbiamo una serata interessante, densa, però accidenti. è dura. E invece questa canzone qua mi piace tanto, perché poi ha un sacco di doppi sensi. Sì, perché nel ritornello dice non mi basta più e non mi basta più, ne voglio ancora, ancora. Di che cosa ne vuole ancora? Non lo so, dipende. Te. Non ho la minima idea. Siediti. Di Caponata, forse. Siediti, per favore. Dai, no, alleggeriamo un po'. Sì. No, dicevo che quest'estate ci sono state un sacco di canzoni piene di doppi sensi. E poi si deve, perché dobbiamo stare. Perché mi devi. Dobbiamo stare. Allora sto è così. Ah. Beh, la Botteri era ben seduta qua, non le hai detto ma niente. La Botteri. Ah. No, dicevo, per esempio la canzone dei Bundabash e dell'Amoroso, sì, anche quella ti ricordi che diceva ho voglia di. Cosa voleva dire? No, chiediamocelo, cosa voleva dire? Stava svitando il barattolo della salsa. Probabilmente si era la marmellata che c'era, sai, con lo zucchero. Quando è dura che devi battere. Oppure si rifletta le dita nella portiera. Ma sì, ma parliamo d'amore, parliamo di bellezza, parliamo di peace and love, come diceva la Jane. Facciamo anche noi il segno del cuore. Adesso va molto di moda fare questo segno qua, il segno del cuore, così. Sì, però bisogna farlo bene. Perché... Ma infatti lo fanno tutti storto, anche più che un cuore. Ma Luciana, basta. No, o lo fai bene o non lo fai, perché ancora. Se lo fai tutto storto così... il massimo dei massimi è stato Merola. Dalla Panicucci, che si vede che voleva fare il segno del cuore, gli è venuto male, ha fatto questo, vediamolo. Io me lo sono perso. Te lo sei perso? Sì. Ha un po' sbagliato, diciamo. Vabbè che sono due organi collegati, però... In fondo a sì. Meno che, non so... In fondo sì, va bene. Volesse dire triangolo emergenza. Vai avanti. Porca miseria. Ma meno male che ci siamo sfogati quest'estate. Vede cose che noi non vediamo, ecco, sì. No, perché adesso, insomma, ricomincia la lambada. Sì. Dobbiamo tirare fuori il cane. Prevedibile. E portarlo al pisciodromo. E non possiamo neanche prendere il tè come le ferragni. Hai visto come prendono il tè le ferragni? No, cosa succede? Guarda. Cosa succede? Prendono il tè così. Tutte appiccicate. Ecco, vedi? Sì. Il tè delle 5 e il tanga delle 4. No, io dico, se noi ci sediamo così, ci sediamo subito sul telecomando e ci incastriamo un pezzo di Lego del figlio, dove dico io. No, però 4 gnocchissime da paura, veramente. Sì, sì. Ma anche la mamma, eh. Sì, sì, vabbè, la mamma 4 bellissime signore. Una tonna pinna gialla, bene. Complimenti. Però, poi io se sto così...
un minuto e mi prendo già qualche malanno, sì, sì. Poi coi piedi nudi per terra, figurati, piedi nudi sulla piastrella, diarrea a catinella. Vai! Aria fredda dalla filura, torcicolla da paura. No, perché io sono freddopatica. È la saggezza popolare, Sì. Sono freddopatica. In questi giorni che non hanno ancora acceso il riscaldamento, l'hanno acceso da te? Sì, a Milano l'hanno acceso. A Milano? In Lombardia l'hanno acceso, cambia da regione a regione. Sì, sì, ma anche da noi, da due giorni, però prima facciamo freddo. Guarda che tu ce l'hai autonomo, devi far da sola. Tua sorella ce l'ha autonomo, io no purtroppo, ce l'ho centralizzato. E dicevo che quando ti mettevi nel letto sentivi proprio, hai presente sdraiarsi su una pista da bob, proprio il gelo? Il ghiaccio, sì. Oppure, a meno che queste quattro qua avessero, no, rimandami ancora la foto. Avessero invece al contrario dei problemi al termostato, magari avevano il termostato rotto e non avevano i soldi per aggiustarlo, perché può succedere, no? Noi pensiamo che siano ricche sfondate e invece guarda, no, sono in quattro, che hanno tre tazze, no, per dire, vedi, non avevano neanche una tazza in più. No, si intravede. Oppure un'abitudine di famiglia, tu vai a prendere il tè da loro, ti dicono: vabbè, vuoi zucchero? Latte? Perizoma? Se ci invitano... Ecco, se ci invitano, ecco, mi raccomando, cambiati le mutande. Ma allora vai avanti. E soprattutto non ti devi mettere quelle mutande con l'elastico alto con la scritta uomo. Ma io non le ho mai capito. Ma che cacchio di slip fanno da uomo con scritto uomo? Perché sono talmente rimbambiti che non sanno dove è il diritto e dove è il dietro e dove è il davanti. Perché comunque grazie, più o meno sono la stessa cosa, non c'è differenza. Si equivalgono, no? Purtroppo lei a quest'ora perde ogni freno inibitore. No, ma poi soprattutto è un casino, perché se ti cade una goccia di tè sulla coscia nuda, balli la tapioca, eh? Sì. Peccato che io pensavo che fosse la pubblicità di un tè, e invece no, è un'altra pubblicità. Vai. Perché per il tè sarebbe stato perfetto, perché loro potevano fare è buono qui, è buono qui, è buono qui. Vabbè, allora andiamo avanti. Meglio. Dunque, tra l'altro, insomma, noi parliamo così di reggiseni, mutandine, eccetera. No, anche noi, perché... no. Tu. Io? Sì, io, vabbè. Tu, noi. Ma no, ci mancherebbe, no, tu non parlarne qua... mai, che altro che gente fonda. Io non so di che cosa parli. E ha detto, io smetto, non gliel'hai chiesto, che ha detto, smetto io di fare sesso. E 82 anni forse, magari. No, non carità. Mi sembrava il clima per la... No, non era tanto il momento, però che grande, che tosta. Tra l'altro la Greta sembrava che avesse 82 anni e l'altra ne aveva 17. Mamma mia, vabbè. Invece è stata molto carina. No, tu, ma io mica ho detto che non è stata carina. Bene, bravissima. Andiamo avanti. Allora, stavo dicendo che pare che in questo periodo così complicato stia sparendo moltissimo il desiderio. Cioè che le persone non hanno più voglia di fare l'amore. Fare l'amore, sì. No? In una piazza piena, karaoke, Guantanamera. Perché guardi, non capisco cosa vuoi da me. Che vuoi da me? Karaoke, Guantanamera. Niente, non hanno più voglia. No. Diciamo che l'unica cosa che si alza è la curva dei contagi, diciamo. Allora, e non si può neanche fare del sesso occasionale, del chupa dance così, perché come fai? È troppo pericoloso. Cioè, dici cose, poi... Ci vorrebbe un Tinder immuni che ti segnala se c'è qualcuno negativo nei dintorni che è disposto a karaoke, Guantanamera, per dire... Allora, c'è ancora quello dell'altra volta. Allora, la sessuologa Roberta Rossi ha dato delle indicazioni ai giovani e agli adulti su come fare sesso durante il Covid, durante una pandemia. Allora, ha detto che si deve fare l'amore, sì, ma non ne parliamo. Però senza baci, sì, con la mascherina e col distanziamento. Adesso parliamo nel dettaglio di ogni cosa, anche due sberle prima magari, già che ci siamo. Allora, intanto non ci si può baciare, d'altra parte se hai la mascherina come fai a baciarti? Cioè non riesci... Dove vai? No. Cosa fa? Eh no, perché hai messo la cicca. Ah, devo allora, fare... no, pensavo volessi fare karaoke Guantanamera. Devo fare... Grazie.
Appiccica, è un appiccicosissimo, ti odio. Comunque, dicevo, sì. Allora, non ci si può baciare. No, non provarci, quindi. Bisogna mettere la mascherina, quindi con la mascherina non riesci neanche a parlarti, devi urlare, ti senti anche quello da sopra, ma soprattutto il distanziamento. Ora, tu spiegami... Ci sono delle possibilità. 15 centimetri massimo, ma ti devi già andare di lusso, eh? Cioè, allora, adesso andiamo... Prendi il metro, per piacere, e misuriamo. Vabbè, come si dovrebbe fare l'amore, ecco, secondo la sessuologa e le linee internazionali, ecco, così. Cioè, capisci? Allora... Ma io posso... Ma io lo dico anche a te, Filippa. Ma non me lo sono mica inventato. Tu che hai tutta la vita davanti. Quando arriverai a 62 anni come lei, pensa a questa serata. Allora, ascolta. Con una distanza così... Perché poi arrivano, capito, i 62... Con una distanza così... O lui ce l'ha allungabile, sai come quei metri che tiri... Luciana, però, lascia... Così. Ma com'è possibile? Oppure elastico che fa tiri. Come, sai quando pieghi le lenzuola? Ma è stata una serata, abbiamo sentito il presidente del Consiglio. Ma certo, perché quindi adesso dobbiamo ridere un po'. No? Ho capito, però. Capito. Poi, allora, attenzione. Sì. Poi bisogna fare l'amore in un ambiente ampio, ben areato, possibilmente con la finestra aperta. Allora, o hai una villa ai Caraibi. Oppure devi aspettare una bella giornata di sole d'autunno e fare l'amore tra mezzogiorno e mezzogiorno e 10. Oppure affitti un campo da tennis, ti mettono dentro per atti osceni in luogo pubblico e bon. Poi devi avere il tampone negativo. Quindi, allora, se devi ciupare devi guardare il meteo.it, sì. Prendere dei giorni di ferie, sì. Andare all'ospedale, sì. Fare la coda... Sì. Tampone, cotton fioc su per il naso, vai a casa, aspetti, negativo, bon, allora stai 2 o 3 giorni a casa, poi vai da lei, spalanchi le finestre, ti prendi un accidente, minchia mi sono preso il Covid, paranoia, torni all'ospedale, di nuovo cosa, cioè capisci che alla fine basta, è un loop. Insomma, bene, no. Lui deve avere almeno il carisma di Obama, sì. E la faccia di Brad Pitt, deve farti godere come la Nutella sul grissino, altrimenti... Troviamo del... Stasera... No, scusami, E stasera... poi dice che bisogna porre, ma veramente... Abbiamo il video? No, ma non guardiamo... Ma mica si vede, scemo! No, però... Non guardiamo il video, spiegacelo tu. No, dice che secondo le linee guida internazionali bisogna fare l'amore col plexiglass. Col plexiglass, come la posta. E te lo infila così, Luciana! Come un bagno, sotto la fessura, Luciana! Ma dai! Scusate, davvero. Torniamo ai nostri posti. Ho ancora tempo. Abbiamo un paio di minuti, sì. Ah, un paio di minuti, sì. Cosa ride lei così? Ma non è mai stato la posta. Cosa ride? Ma tu pensi a fare l'amore col plexiglass? Karaoke, Guantanamera. Allora, dicevo, volevo intanto chiedere scusa, sì? Al sindaco di Calcata, che la scorsa settimana si è tantissimo arrabbiato, perché tantissime cose da fare, eppure ha trovato il modo di arrabbiarsi tantissimo con me, e quindi chiedo scusa a lei e a tutti i 931 abitanti di Calcata. Ma io, quando ho fatto vedere lo stemma, che possiamo far vedere, non dico più niente, ci mancherebbe, però era una cosa positiva. I comici, cioè, poi sono così. Ma sì, ma poi noi, gente di spettacolo, prima di entrare diciamo merda, merda, merda. Certo, che per noi è un augurio. È un augurio, è vero, perché insomma la leggenda narra che quando davanti ai teatri c'era tanta cacca di cavallo, voleva dire che erano arrivate tante carrozze, quindi tanti spettatori. Eccetera. E quindi per noi è una cosa positiva. Comunque, se si sono sentiti offesi, chiedo molto scusa, e sono andata a vedere Calcata, che in effetti è un bellissimo posto. È un dove tu non potrei mai andare. No, mi sparano, no, se mi avvicino. No, perché sono già... Vediamo Calcata, che è bellissimo. Guarda, arroccato, è un posto meraviglioso. Lì ho capito di che cos'era fatta la montagna, di alberi e di verzura. E poi, tra l'altro, qui hanno girato una scena anche di Amici miei e il film Sbirulino. Ah, anche. E hanno tenuto la reliquia...
una reliquia fino al 1983, poi è stata rubata, del sacro Perpuzio. Non dico più niente. Brava. Perché sennò si incazza. Devi andare a Calcata, adesso devi andare a Calcata. Tu devi fare penitenza e andare a Calcata. A piedi, come vuoi. No, e invece ringrazio. Salutiamo gli amici di Calcata, non arrabbiatevi. I comici devono essere impertinenti, sennò è la commedia dell'arte da sempre. E invece voglio salutare il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, che si chiama Piluccio Calabrò. Che è anche un bel nome, che invece lui al contrario ha riso molto. Bene. Ci ha spiegato il significato invece dello stemma araldico di Barcellona Pozzo di Gotto, che io mi sono chiesta cosa ci facesse Meissner. Non era Meissner. Allora mi ha spiegato che una volta Barcellona e Pozzo di Gotto erano due paesi separati e poi siccome divisi da questo torrente, il Longano, poi a un certo punto hanno deciso di unirsi insieme, quindi queste due mani che si stringono è il matrimonio che hanno fatto questi due paesi, Barcellona e Pozzo di Gotto. Bene, grazie sindaco. Bravo, vai anche a Barcellona Pozzo di Gotto. Ma lì mi hanno invitato. Appunto, vai. Allora, se mi dai ancora 5 minuti. Prego, prego. Allora, ho trovato altri stemmi araldici, quindi sono pronta così, per ricevere incazzature di altri sindaci. Perché passiamo. Vediamo la settimana così. Questo stemma meraviglioso. Sì. Che è di questo paese che è il comune di Fabbrica, in Fabbrica di Roma, provincia di... No, non è questo, provincia di Viterbo. Eccolo lì, ecco qua. Allora, c'è una mano che tiene una palla. Sono le api, sono delle api, no? Non è un alveare? Non è una palla, dicono delle mosche. No, è un alveare con le api. Ci sono delle api, un alveare, però c'è la manica tirata su. È un alveare con le api. Ma guarda, fa attenzione, perché la manica la tieni giù e se ci sono le api. Allora prima ti informi e poi ne parli. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Però è molto bello. Sì, vai avanti. Vediamo l'altro stemma. Sì. Ecco, questo è, siamo a Cursi, in provincia di Lecce, e abbiamo, vedi, un gladiatore che corre, probabilmente un attacco di diarrea, vedi, ma con no. un foglio di carta in mano, meno male che c'è solo la parte di sopra, di armatura, non di sotto. Che... Poi sono, però mi sono informata bene, ho guardato, in realtà è un corriere romano che consegna la posta. E da lì ha preso l'idea la De Filippi per c'è posta per... Da Cursi in provincia di Lecce. Poi vediamo Serina in provincia di Bergamo. Sì. Ecco, dove vediamo una sirena che fa yoga. Tra no, l'altro, non fa yoga. Con la doppia coda. È il prototipo della cerniera lampo, questa sirena, vedi? E tra l'altro Serina è a 300 km dal mare, appunto, e a 850 metri d'altezza, quindi probabilmente questa sirena è di acqua dolce e vive insieme alle trote. Un altro simbolo molto divertente è quello di Campione d'Italia, che anche qua è un mistero, perché abbiamo, vediamo questo rebus, una lumaca, un bastone pastorale e un frustino. È un nuovo format questo, cioè sembra di vedere la ruota della fortuna. Allora, io ho pensato a questo film, che c'è questa lumaca che va piano. Allora qua arriva il prete col bastone e dice vai avanti. E non parlo così. E lei va sempre poi, piano perché è una lumaca. Allora a un certo punto arriva uno con un frustino, la lumaca. Ma la storia crudelissima. E no, arriva prima, campione d'Italia, capisci? E si chiude. Pensavo, uno deve farsi il film giusto. E infine vediamo l'ultimo che io lo trovo meraviglioso. Siamo a Sestino in provincia di Arezzo dove abbiamo un uomo nudo. È una grande città. Completamente depilato, credo sia il testimonial della Gillette. Sì. Con in mano un compasso col quale si è depilato, tra l'altro, sì. probabilmente. Sì. E si è depilato completamente e su una sull'altra mano c'ha una palla che probabilmente depilandosi... Sarà il globo, la perfezione. Va bene, vai avanti. Ecco, un altro ancora. Fatto così con la spada in mano l'hanno chiamato Oscar. Grazie, arrivederci. Luciana Litizzetto! Non ce la fa più a scendere. Adesso mandiamo la pubblicità e subito dopo Roberto Saviano. Pubblicità. Luciana.